Un turismo più attento e responsabile per vivere un nuovo modo di viaggiare. È l'obiettivo del progetto Slow Food Travel, che sarà presentato a settembre a Terra Madre, Salone del Gusto 2022 a Torino. Come ha anticipato Giacomo Miola, vicepresidente di Slow Food Italia, presentando il progetto all'Andalas Traveling Film Festival a Flumini Maggiore, in Sardegna. Slow Food Travel è un progetto che ha l'obiettivo di connettere i viaggiatori alle comunità locali su diversi territori. Si tratta di proporre un nuovo modello di ospitalità, nel quale le comunità locali sono protagoniste della ospitalità alberghiera, extraalberghiera, protagonisti della ristorazione, del turismo esperienziale. Questo risponde alla importante domanda da parte dei viaggiatori di vivere esperienze straordinarie a contatto con la gente dei luoghi per poter stabilire delle relazioni che in qualche modo durino anche quando la vacanza è finita. Slow Food Travel sta immaginando 12 destinazioni su 12 territori diversi, faccio qualche esempio. Stiamo lavorando qui in Sardegna con la destinazione del Sulcis Iglesiente, che comprende una serie di produttori, comprende una serie di cammini, sfruttando ad esempio anche tutta la dimensione progettuale del cammino di Santa Barbara. Stiamo lavorando su territori molto diversi, come quello dell'area marina protetta di Torre Guaceto, dove si può fare il bike tourism, pesca turismo a contatto con la dimensione, una dimensione abbastanza estrema e interessante della natura. Stiamo lavorando con il territorio del Carso e con l'interessante comunità che esiste nel territorio della Val Varaita in Piemonte. 12 regioni diverse e sono in qualche modo il racconto di 12 territori straordinari che parlano di peculiarità e di straordinarietà veramente diverse l'una dall'altra, nella quale coinvolgeremo presto viaggiatori attraverso il tour operator, attraverso le esperienze che venderemo qui a qualche mese, e in qualche modo restituiremo questo nuovo modo di fare turismo che in qualche modo mette veramente le community al centro della scena.